Io sono Tognazzi. Oh, naturalmente non Ugo Tognazzi. Sono suo padre. Ed ora vorrei dire due paroline perché mio figlio racconterà alcuni episodi della sua vita, dei quali però non assumo alcuna responsabilità, in quanto io desideravo che divenisse un buon assicuratore e non un attore. Poi c'è un'altra cosetta. Mio figlio nella vita non è bugiardo, ma sul palcoscenico purtroppo sì. Quindi non dovete credere a tutto quello che lui vi dirà. Comunque io ora me ne vado perché la sua vita l'ho vissuta anch'io. Mio padre ha ragione. Se c'era uno che non doveva fare del teatro, ero proprio io. Anzi, questa frase mi pare che me l'abbia già detto qualche altro. Ad ogni modo, insomma, io non avevo nessuna predisposizione per tutto ciò che era affrontare il pubblico, eccetera. Tant'è vero che le poesie di Natale le doveva recitare sempre mio padre, che le aveva studiate per 3 mesi e poi le aveva insegnate a me. Anzi, a testimoniare ciò basta una fotografia dell'epoca. Uno dei due sono io. No, questa con i capelli corti è mia sorella. Io sono questa con i capelli lunghi e con la faccia naturalmente un po' meno intelligente. E poi ditemi se mio padre aveva ragione o no di farmi fare l'assicuratore. Oh, posso dire di essere entrato a far parte della famiglia degli artisti a 18 anni. Anzi, vi sembrerà strano, ma chi mi spinse a intraprendere la carriera teatrale fu un certo ragionier Balzarini, capo ufficio del noto salumificio Negroni di Cremona, dove io ero contabile. Anzi, mi ricordo come se fosse ora... Giovanotto, lei sa che la pazienza ha un limite. Fino adesso, come impiegato d'amministrazione, ha dimostrato di saper cantare, di saper fare le macchiette, di fare il tip-tap sui tavoli di ufficio, ma non ci ha dimostrato come si fa a tenere un registro d'amministrazione. Vuol farci finalmente vedere come si fa a fare l'impiegato? Sì, signor direttore. Ah. Arrivederla. Il mio amore è come un dardo. Guarda, amore, quanto... Lardo... 27,50. Sì, tesoro, tu sei tutto, sei ammantata di prosciutto 415,25. La tua bocca è tanto bella, salamino e mortadella. Il tuo sguardo par di vino, mortadella e copetino. Giovanotto! Adesso basta! Vada fuori a fare il comico! Lei è licenziato! E così il mio destino fu segnato. L'arte mi reclamava. O meglio, l'arte reclamava. Ad ogni modo io, imperterrito, mi iscrissi alla filodrammatica locale e incominciai a interpretare commediole e rivistine da me stesso scritte. Anzi, mi ricordo, fu particolarmente apprezzato il finale di una mia rivista intitolata Primule, osservare Primule, apprezzata soprattutto per le delicate parole che mi ispirarono il saluto finale. Primule, noi siamo le primule, e un motivo più sollivo ti cantiamo. Sulle stelle, sopra le nuvole, questo motivo più sollivo sembrerà. Abbiamo fatto di vestire gli elicchia, insieme ringraziamo, vivevo a cuore, se la magia invece non ci giungerà, che delusione amore che noi sarà. Primule, noi siamo le primule, se questo siamo della gran felicità. Questi enormi successi esercitarono su di me un forte, prepotente richiamo. Ma vi fu un altro richiamo, ancora più forte, ancora più prepotente. Il richiamo alle armi, e siccome io non sapevo nuotare, soffrivo il mal di mare e mi dava enormemente fastidio la roba salata, naturalmente mi misero in marina. Ritornato dal servizio militare, affrontai decisamente la dura vita del teatro con tutti i suoi sacrifici e le sue rinunce. E da Cremona mi trasferì a Milano dove, avendo 7 zii benestanti, andavo a turno a mangiare da ognuno di essi. Dopo qualche mese di questa vita di duro sacrificio, ho ringraziato 8 chili, ma io non disperavo, no. La mia ora doveva giungere.
La vispa Teresa aveva tra l'erbetto il volo, sorpresa, gentil farfalletta. E tutta giuliva, stringendo la sviva, gridava distesa. L'ho presa, scusa. Ma lei sospirando afflitta gridò, vivendo e volando che male ti fa, Scusa, così mi fai male stringendomi l'alle, dell'alciami, anch'io son figlia di Dio, Scusa, confusa e pentita, Teresa, lo sì, mi schiuse le dita e quella fuggì, Scusa. È buona, il da portiardo. Son io che con la sciarpa ed il baschetto sollazzo le platee ultramontane. Il pubblico più vario era diletto con queste mie mossette ardite e strane. No, di barzellette buone non sono mai a corto e le vuole son qua. Sono d'apporto. Da qualche tempo, i miei migliori lazzi un giovanotto sciupa ignobilmente. Mi pare che si chiami Ugo Tognazzi. Chi lo conosce? Nessuno ne sa niente. Son certo che di me sarà molto più brutto perché, voilà, si sa, io spacco tutto. E così venne la prima scrittura, naturalmente in avanspettacolo. E il mio primo impresario fu proprio questo signore che tutti certamente riconoscerete come uno tra i più noti cantanti di un tempo, Cluberti. Parlo di epoca Balocchi e Profumi, Come pioveva, con questo non ho detto la tua età. Anzi, non so se questa scrittura ha portato più fortuna a me, in quanto che mi ha aperto alla carriera dell'attore, o a Cluberti, perché con quella scrittura ha chiuso la carriera di impresario per aprire invece un locale molto più redditizio, la Sirenella. Grazie, la Sirenella. No, di queste cose ricordo, ne ricordo solo due, le due rotture, le famose rotture. No, una rottura? No, due. Due. Io ne ricordo la una. La prima, quella del contratto. Da parte mia. E la seconda, il cazzottone. Sì, rottura di faccia da parte sua, sulla faccia mia naturalmente, in quanto mi diede un pugno un momento prima di andare in scena perché io volevo andarmene dalla compagnia. Mi ricordo però che fui disciplinatissimo perché recitai con la faccia gonfia, anzi crea un nuovo tipo nasale. No, per la verità fu allora che dimostrasti di essere veramente un grande... No, un grande, un gonfio. No, un grande comico, un grande attore. Difatti il pubblico ha dimostrato quali erano le mie previsioni. Non esageriamo, possiamo comunque definire che fu un pugno fortunato, in quanto che in seguito a quel pugno fui notato da Bracchi e Danzi, o meglio, fui io a notare Bracchi e Danzi, in quanto erano gli unici due spettatori della platea quel giorno. I due autori presero immediatamente contatto con Ugo Tognazzi e dopo essersi complimentati con lui, gli chiesero quanto guadagnasse. 300 lire al giorno, rispose il nostro comico. Bene, proposero i due autori, noi ti daremo 1000 lire al giorno, purché tu stia a casa senza lavorare. E infatti... Fu così che per 6 mesi Ugo Tognazzi, senza lavorare, guadagnò 1000 lire al giorno. La verità era che Bracchi e Danzi non volevano che la loro scoperta continuasse a fare avanspettacolo, perché lo avevano destinato come comico ad una formazione, quella della Van Dosiris, niente di meno, che era in via di allestimento. E Tognazzi ebbe, prima ancora di lavorare, la più bella soddisfazione della sua carriera. Oh, naturalmente non partecipai allo spettacolo della Osiris per ovvia ragione. Ma comunque interpretai delle riviste ottime, autori Bracchi, Danzi e Gelic. Viva le donne, Bataclan. Brava. Gianni Anerdi, che a quel tempo non era ancora il suo presario, ebbe il fiuto invece di scritturarla. Sì, ma poi evidentemente si prese un grosso raffreddore perché perse completamente il fiuto. Riacquistandolo però l'anno scorso con l'intenzione di continuare a essere il suo impresario. E dopo le prime riviste? Dopo le prime riviste? Ah, dunque venne Paradiso per tutti e poi Castellinaria. Ah, oh, dove lei ebbe un successo personale in passerella. Sì, in particolare. Quell'anno Tognazzi aveva un vestito color cardinale e fece una certa impressione. Il vestito? Oh no, Tognazzi, con una serie di barzellette molto azzeccate. È notte. Sull'autostrada Milano-Torino una topolino sta vagando nella nebbia, a fari spenti. Sì, perché il guidatore era miope e non trovava l'interruttore per accendere i fari. Inoltre poi aveva gli occhiali rotti e appannati. Poi li teneva in tasca perché tanto non gli serviva a niente. Quello vicino invece era balbuziente, anzi a un certo momento il balbuziente fa nell'orecchio del vicino. Quello, dai, piantala, dai, io ci vedo poco e tu scherzi. L'altro insiste, e dai, andiamo a finire contro un paracarro. Quello una terza volta, al terzo,
Patatrac, la macchina è saltata per aria. Si sono ritrovati dopo 2 ore all'ospedale. C'era il balbuziente che stava ancora facendo. Fermati che c'è il passaggio a livello. Una signora, una vecchia zitella, va in questura, si presenta dal commissario, dice: sentite, c'è uno sconcio che deve finire. Tutte le mattine quando io apro la finestra, nella finestra di fronte a me c'è un giovanotto che fa la ginnastica completamente nudo. È uno sconcio che deve finire. Venite e provvedete. Il commissario il giorno dopo si presenta nell'appartamento della zitella, apre la finestra ed effettivamente vede dall'altra parte un giovanotto che fa la ginnastica completamente nudo, così, completamente nudo. Si vedeva soltanto dal torace in su, in quanto che il davanzale impediva di vedere il resto. E allora il commissario dice: ma guardi che quello sarà anche nudo, ad ogni modo si vede soltanto dal torace in su, è in regola. E sì, dice la zitella, ma provi un po' a salire sull'armadio. 3 anni or sono, Ugo Tognazzi si unì ai suoi attuali autori, Carnicci e Tarabusi. 2 autori un po' strani, direi surrealisti. Questo piccolo e con gli occhiali è Scarnicci, quello un po' più grosso e senza occhiali, Tarabusi. Scusate, volete dirci che cosa pensate di Ugo Tognazzi? Non è facile riassumere una breve risposta su questo argomento. Del resto, sta per uscire un'opera, una nostra opera, in 3 tomi, di cui questo è il primo, intitolata Ugo Tognazzi, l'uomo, l'artista, il titano. Ora lo leggeremo molto volentieri. Volete dirci allora che cosa Ugo Tognazzi pensa di Carnicci e Tarabusi? Beh, anche a questo proposito gli studiosi possono trovare ampia documentazione nell'opera del Tognazzi stesso, sempre in 3 volumi, intitolata Scarnicci e Tarabusi, 2 penne, 2 menti, 2 deficienti. Vogliamo troncare questo infelice tentativo di umorismo e parlare seriamente? Sì, lo vogliamo. Allora, volete dirci se lavorate volentieri con Tognazzi? Per costituzione fisica, per carrozzani, principi morali, noi volentieri non lavoriamo mai. Tuttavia, nel caso del Tognazzi, il lavorare con lui è veramente un tormento. Scusate, il tempo stringe e noi sappiamo che voi non avete detto la verità. Vogliamo parlare un momento seriamente? Allora volete che diciamo bugie? È questo che volete? Come lavoriamo per Ugo? Meravigliosamente. Com'è Ugo? Il più bravo di tutti. È il nostro attore ideale. Va bene, volete almeno dirmi quale sketch delle vostre riviste scegliete perché venga rappresentato ora da Tognazzi? Non vogliamo assumerci tale responsabilità. Meglio di tutti è andare a domandarlo a lui. Ce ne vogliamo andare? Pronti? Via! Ve l'avevo detto che erano 2 autori strani. Senti, Ugo, dobbiamo scegliere un nostro sketch che tu devi interpretare. Cosa facciamo? Vediamo un po'. Bisognerebbe trovare uno sketch forte, eh? No, bello proprio, che faccia ridere. Ah, perché non facciamo lo sketch del vagone letto? Ah, sì, quello è buono, eh? Quello è buono. Ma quello l'ha scritto Galtieri. Appunto. E l'ha interpretato allora un grande comico. Totò. Insomma, quando è che la volete finire di sfottermi? Volete dirmi una cosa gentile, una cosa carina, sì o no? Ma te lo diciamo sempre che sei bravo, lo sai, e in più te lo dice il pubblico tutte le sere, cosa vuoi di più? E poi sei un ragazzo intelligente. Grazie. Perché bisogna riconoscerlo. Sa, fa partecipare al suo successo anche i suoi compagni. Ecco, questo è il complimento più bello che potevate farmi, anche perché è un po' il mio orgoglio, in quanto negli ultimi 3 anni effettivamente diversi attori nella mia compagnia hanno fatto una certa strada. E in modo particolare Raimondo Vianello e Maria Palumbo, attori di una certa sobrietà comica, attori che faranno certamente strada, anzi non mi meraviglierei che fra qualche anno si leggesse Compagnia Palumbo Vianello con Ugo Tognazzi. Beh, già che ci siamo potremmo fare una delle nostre vecchie cose insieme, eh? Alt! Vista la perfetta inutilità della nostra presenza, noi ce ne andiamo. No, ecco, era ora. Arrivederci. Allora, me la fate fare una cosetta con voi, eh? Cosa possiamo fare, non un po'? Ah, potremmo fare le canzoni sceneggiate, che sono un pochino la personalità dei nostri autori e una delle loro particolarità. Bene. Roma è una stretta al cuore in quella sera. Ciribiribin. 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 Plin. 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 Sulla sponda argentina una bolla cammina, nel confuso affocciar par che dicano al mar il piroscafo è là. Mame dal crin d'argento lassù, spose bimbi cari tesor, senza
scodinicano i cuori. Se ti assiste il Signore, a lei venia. Provai una stretta al cuore in quella sera. Ciribiribin, ciribiribin, non so più serin, plin, plin, plin. Tic, toc, tic, toc, tic, toc, toc, tic, toc, toc, toc. Mezzanotte già rintocca e per te col garofano in bocca. Mezzanotte cinque già rintocca e noi senza il garofano in bocca siamo tornati mascherati. In costume da pace. Perché a te piace l'uomo brutale ed in questa divisa fatale al chiarore d'un fanale son venuto a danzare con te. Ombre nere che avanzate. Che avanzate? 2000 lire. Troppo. Provai una stretta al cuore in quella sera. Ciribiribin, 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 plin, plin, poc. Come una coppa di champagne ti va bene, tra le tue braccia va a morire di piacere. Tu hai del sole lo splendore della vita. Schiavo io son. Sei, sei, due, due, tre, due, tre. Hai vinto la partita. Provai una stretta al cuore in quella sera e ciribin, ciribin, ciribin. Ed ora vorrei chiedervi una cortesia. Insomma, vorrei avere anch'io la mia piccola soddisfazione. E cioè quella di finire il mio album personale con l'interpretazione di un personaggio a me particolarmente caro. Particolarmente caro a me e ai miei autori che amano questo genere. Si tratta di uno sketch che interpretai l'anno scorso in una mia rivista. Buongiorno, signorina Marcella, buongiorno. Buongiorno, dottore. Come va, ci sono novità? Nessuna, dottore. L'ammalato 118? Morto. Molto bene, 125? Morto. Benissimo, 112? Morto anche quello, dottore. Procediamo diversamente, mi dica che è rimasto vivo in corsia, così si fa prima, eh? Il 16 e 114, 16 e 114, non me li ricordo però. Per forza, dottore, non li ha ancora visitati, li hanno portati stamane. È vero che è distratto. Signorina, lo stetoscopio? L'ha già al collo, dottore. È vero, tra l'altro poi non so nemmeno che cosa serve. Lei è stanco, dottore. Anche stamane all'aria faticata. Cara Marcella, il lavoro del medico è una missione. Ho dovuto trascorrere tutta la notte al capezzale della signora Zobetti. È molto grave? No, è partito il marito. Abbiamo visite? Sì, c'è un signore e una signora. Sembrano marito e moglie. Benissimo, puoi passare. Prego. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Mi dica cosa si sente, apro la bocca. Dica 33. Faccia sentire, tira fuori la lingua. Dica, dica, cosa no, dottore, non si tratta di me, ma della mia signora. Ah, la signora. Sta poco bene, eh? Sì, abbiamo avuto una piccola lite e dopo si è sentita subito male. Desidererei che la visitasse. Benissimo, s'accomodi, prego. Dunque, 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 vediamo un po'. Ha avuto malattia da piccola, eh? Sì, la pleurite. Ah, e cos'è? Veramente un'infiammazione della pleura. Interessante, molto interessante. Faccia vedere la lingua. È grave? No, è lunga. Deve essere un po' di indigestione. Sì, forse le ciliegie. È probabile. Signorina Marcella, sì? Una colonia gastrica per la signora. Vorrà dire una lavanda gastrica. Per gli uomini, per le signore, preferisco la colonia. Permette, dottore, fumo. Eh? Fumo. Piacere, Tognazzi.
No, dicevo che vorrei fumare. Ah, credevo che lei si chiamasse fumo. Appunto dicevo che non è scemo, scusi. Ma lei, caro signore, ha un soffio al cuore, lo sa? No, ma cosa dice? Lei ha un soffio al cuore. Ma non me l'ha detto mai nessuno. Ma gliel'ha mai detto nessuno? No, non lo sono andati a dire da me, lei ha un soffio al cuore. Ma io sono dottore, lei ha un soffio al cuore. Si sente da qua? Ma come, ma... prego. Fermo così, ora controlliamo, ho un apparecchio speciale, l'ho preso alla fiera di Porta Genova. Fiata, per favore, fiata. Sì. Respiri forte, più forte, respiri, più forte ancora, respiri, respiri, vede. Oddio. È un forte soffio al cuore, ma che dico, un soffione. Dottore, si può fare qualche cosa? Per adesso mettiamo una pezzuola, poi vediamo, eh. Fermo, là, vengo subito. Fermo, non si preoccupi. Ecco fatto, là. Dottore, ma c'è pericolo? Oddio, deve stare attento in curva, potrebbe anche scoppiare. Ad ogni modo ritorni la settimana prossima che glielo vulcanizzo, eh. Grazie, dottore, mi consiglia una dieta speciale? Frutta e verdura. Lei pensa che le noci di cocco mi facciano male? Io penso di sì. Ora vediamo, si accomodi. Grazie. Ecco qua, la noce di cocco, fermo. Ah! Le ha fatto male? Moltissimo! Le noci di cocco non le fanno bene, le eviti. Senta, dottore, quando posso rivedere mia moglie? Sua moglie la puoi rivedere domani. Dove? Ai funerali, a rivederla, tante belle cose. Arrivederla. Non capisco. Dica più, Pitt. Tutto. Utuo. Tutte le uova sotto il tuo tetto. Utuo le tue assoluto uova. Dica RSTUVZ. RSUTVZ. Come appunto avevo pensato. Nel rimetterle a posto la U, gliel'ho messa davanti alla T. Invece di fare TUVZ è venuto UTVZ. Non si preoccupi, glielo rimetto. Rivoltatorium, prego. Fermo così. Là. Adesso dica più. PU. E dai. Laggiù. La GU. La U non è ben allineata, è rimasta un po' in alto. Ora gliela abbasso, eh. Martellinum. Non si preoccupi, non le faccio male. Fermo così, fermo. Là, ai, ha sentito male? I. Come ha detto, scusi? I, ho sentito malissimo. Ma dico, onorevole, lei per caso non avrà mica la S dolce, vero? I curo? Come i curo? Ma non lo doveva dire subito, per bacco. Io ero convinto che lei avesse la S dura. La S dura resiste al colpetto di martello. La S dolce no. Ma i può otituire? I può otituire. Bisogna vedere se abbiamo S di ricambio in magazzino. Signorina, abbiamo S di ricambio in magazzino? S di ricambio nemmeno una, dottore. Nemmeno S dolci? No, l'ultima l'ha mangiata ieri suo nipotino. Come si fa adesso? Come si ma fa? Io non può restare coi. Ma sì, lo capisco benissimo, lei non può restare coi. Come fare a restare coi? Non può mica coi. E coi va, deve andare a Bergamo, caro signore. Senta, facciamo una bella cosa. Provvisoriamente, al posto della S, le metto la Z. Vorrà dire che quando mi arrivano la S dalla Svizzera, gliela rimando a casa, cosa voglio dire? Mi dispiace perché è una zeta di secondo mano che ci posso fare. Fermo così. Fermo, là. Non si muove. Ecco fatto, là. Ora mi dica come si sente. Così. Beh, che ci vuol fare? Si sa, mi sembra di essere un fetto. Lo so. Senta, faccio una bella cosa. Esca con questo fetto in testa e vada tranquillo. Vedrà che lo scambieranno per un turco e la pronuncia passerà inosservata. Sarà un'impressione di essere lo stesso fetto. Non si preoccupi. Arrivederla. Buonasera. Nel finale di questo sketch vi sono veramente quelle caratteristiche di surrealismo che secondo i desideri di Ugo Tognazzi dovrebbero accompagnarlo in tutta la sua carriera e che noi in fondo, svolte su temi diversi, abbiamo sempre ritrovato nelle sue riviste. Un'operazione d'appendicite doppia e il suo paziente non affetto da alcun risentimento appendicolare. Hop! Hop! Eseguirò la predetta operazione senza anestetico. Hop! 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 Non solo, ma trascurando ogni qualsiasi regola igienica e profilattica. Hop! Totte! Microbi! Microbi! Eseguirò il predetto intervento senza ferri chirurgici, ma servendomi esclusivamente di un comune cavadaffi! E senza rete! E voilà, mi voglio rovinare con la bocca bendata!